Ragazzi, allora, buongiorno, ci ritroviamo anche oggi per questo appuntamento, diciamo, giornaliero per i nostri appuntamenti gratuiti settimanali. Oggi sarà un intervento di una ventina minuti circa con il dottor Attanasio, dove andremo a presentare il nostro nuovo format di webinar gratuiti legati al nostro argomento legato al business della ristorazione che si chiama Il futuro della ristorazione, e abbiamo deciso di introdurre questi nuovi argomenti chiamandoli le pillole pizza doc. Pillole pizza doc è inteso dove si vanno a trattare degli argomenti specifici, mirati, con trattati direttamente online, sicuramente in modalità on demand, quindi ogni settimana andremo a caricare sulla nostra piattaforma YouTube questi video pillole del dottor Attanasio, che tratteranno argomenti che spazieranno a 360 gradi. Quindi si parlerà dei nuovi trend, di come sarà il futuro della ristorazione, dell'utilizzo delle tecnologie all'interno della ristorazione, e quindi anche delle migliorie che queste possono apportare allo sviluppo del modello di business della ristorazione. Quindi, come noi diciamo da sempre, l'obiettivo nostro non è soltanto quello di insegnare a voi come si fa una buona pizza legato agli impasti, ma è come si può poter gestire, organizzare la propria pizzeria e il proprio locale a 360 gradi. E chi non è imprenditore, ma è un pizzaiolo, possono essere comunque interessanti questi argomenti, perché capisce come si va, qual è il lavoro dell'imprenditore, perché non bisogna confondere il lavoro del pizzaiolo con l'imprenditore, che sono due lavori totalmente diversi. Fare una buona pizza non significa essere un bravo imprenditore, o essere un bravo imprenditore non significa essere un bravo pizzaiolo. Quindi gli argomenti che noi andiamo a trattare con il dottor Attanasio servono anche a questo, per farvi comprendere come si può sviluppare il business vostro nella ristorazione, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione anche dalle nuove tecnologie. Noi abbiamo condiviso anche lo schermo, abbiamo creato questa grafica che dal titolo Il futuro della pizza, tecnologie, scienze e trend che stanno cambiando il mondo pizza. Tratterà quindi questi argomenti il dottor Attanasio ogni venerdì, e lascio la parola a lui, così lui vi spiegherà in sostanza quali sono gli argomenti trattati, qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere con queste pillole pizza doc, e sperando che possa essere, come dire, un qualcosa a voi utile per poter migliorare sempre il vostro approccio al lavoro, sia dal punto di vista imprenditoriale, ma anche chi non è imprenditore, però possa anche quindi immedesimarsi nel lavoro dell'imprenditore, che vi posso assicurare non è semplice. Quindi gli argomenti servono soprattutto a questi. Francesco, lascio a te la parola, così puoi fare la presentazione e spiegare un po' nei dettagli ai ragazzi che seguiranno queste pillole settimanali lo scopo e gli argomenti trattati. Io saluto anche i ragazzi che si collegheranno successivamente, guarderanno il video registrato sul canale YouTube, invitandoli poi a condividere questo video per far conoscere anche agli altri gli argomenti futuri che settimanalmente saranno trattati dal dottor Attanasio. Francesco, a te la parola. Grazie Antonio e buongiorno a tutti. Antonio, se mi dai la possibilità di condividere, Sì, ah, ok, posso condividere lo schermo? poi giusto un attimo che ti metto in primo piano. Quindi, allora, Francesco Attanasio. Allora, ti permette di puntare video. Allora, vai Francesco, parla un attimo. Buongiorno a tutti e come Antonio ha anticipato,
In questo appuntamento andremo a presentare brevemente questo nuovo format denominato Il futuro della pizza. Ho preparato una piccola presentazione per voi, adesso provvederò a condividere questa presentazione. Allora, prima di iniziare la presentazione di questo format, mi presento, io sono Francesco Attanasio, sono un tecnologo alimentare, mi occupo di innovazione nel settore degli alimenti e per l'Accademia mi occupo della definizione di quelli che sono gli scenari futuri del mondo, i possibili scenari futuri, meglio ancora, del mondo della ristorazione, attraverso l'analisi di trend di mercato, sociologici, demografici, ma anche attraverso l'utilizzo della tecnologia e delle potenzialità che questa offre. Chi segue l'Accademia sa benissimo qual è l'attività dell'Accademia. L'Accademia si tra virgolette preoccupa di fornire ai membri della propria community gli strumenti non solo per essere dei bravi pizzaioli, ma per diventare quelli che noi definiamo i creatori, ossia persone che sono in grado di utilizzare questi strumenti, gli strumenti che l'Accademia mette a disposizione, per creare e cogliere nuove opportunità professionali e di business. Quali sono gli strumenti che l'Accademia mette a disposizione dei membri? Elabora, crea e mette a disposizione per i membri della sua community. Quindi formazione in ambito tecnico-scientifico, quindi processi chimici, approfondimenti su processi chimici, fisici, microbiologici che stanno alla base della preparazione della pizza, ma anche come utilizzare le tecnologie per migliorare non solo la produzione, ma anche la gestione del business della ristorazione. L'Accademia non si ferma a questo, ma fornisce anche gli strumenti per poter migliorare le proprie abilità comunicative, per migliorare le proprie abilità a collaborare con gli altri membri della nostra community. Ma quello che fa è soprattutto creare una mentalità imprenditoriale, ossia creare l'opportunità, la capacità di cogliere, di innovare e di cogliere nuove opportunità di business. E in questo l'Accademia è una sorta di unicum nel panorama, diciamo così, nazionale e non solo nazionale, perché ha un duplice focus. Uno focalizzato sul presente, quindi non solo l'Accademia si occupa di far sì che i nostri membri siano e possano migliorare nella loro abilità di pizzaioli o nelle loro capacità di gestione delle attività nel mondo della ristorazione, ma contemporaneamente il focus dell'Accademia è proiettato al futuro, ossia capire come sta cambiando il mondo della ristorazione al fine da poter far sì che i membri della nostra community siano preparati al futuro e non siano sorpresi dal futuro. E chi ci segue da un po' sa che già nell'estate del 2020 avevamo avviato questa attività denominandola appunto evoluzione della figura del pizzaiolo. Si trattava di webinar mensili a cadenza mensile, piuttosto lunghi, in cui si affrontavano temi legati alla tecnica, alla tecnologia, ai trend che stavano e che tuttora stanno influenzando, stanno cambiando il modo in cui si fa ristorazione attualmente. Però ci siamo accorti che questo formato era di difficile fruizione, perché questi webinar erano piuttosto lunghi, trattavano numerosi argomenti. Quindi abbiamo compreso che siccome la risorsa di noi tutti è il tempo, di utilizzare al meglio il tempo a vostra disposizione, creando un nuovo format che abbiamo denominato Il futuro della pizza, in cui andremo a fare dei webinar settimanali più corti, di circa 15 minuti, come Antonio, il presidente, ha anticipato, in cui tratteremo vari argomenti in maniera specifica. E accanto a questo webinar ci sarà ovviamente una newsletter settimanale e dei gruppi dedicati in cui parleremo di questi argomenti. Quindi la scienza della pizza, ossia
approfondiremo aspetti legati alla microbiologia, alla chimica, alla fisica, che sono alla base della produzione della pizza. Analizzeremo nuove tecnologie che possono migliorare il modo di fare la pizza e di gestire la ristorazione. E poi ovviamente un occhio particolare su quelli che sono i trend che stanno influenzando e che potrebbero influenzare in maniera radicale il mondo della pizza. Ovviamente siamo aperti anche ai vostri suggerimenti, siamo una community in cui c'è scambio di informazioni, quindi se avete argomenti che ritenete importanti in tal senso, fateceli presenti e noi ovviamente accetteremo i vostri suggerimenti. Qui c'è un esempio degli argomenti di cui parleremo, ad esempio argomenti di stringente attualità, come ad esempio la sicurezza igienica nei ristoranti, la conservazione degli alimenti, ma anche argomenti più tecnici, ad esempio il ruolo dell'acqua, del sale nella preparazione della pizza. Esploreremo l'utilizzo di farine alternative a quelle dei cereali, come potrebbero essere impiegate per la preparazione degli impasti, come possiamo utilizzare gli additivi alimentari che la scienza degli alimenti ci mette a disposizione per migliorare i nostri impasti. Oppure potremmo anche, sicuramente valuteremo come è possibile utilizzare le scoperte scientifiche per definire al meglio le caratteristiche sensoriali della pizza che trova appunto riscontro nelle persone, nei consumatori. Ci occuperemo sicuramente di argomenti legati al business, quindi andremo a comprendere meglio come si avvia una cloud kitchen, che cos'è un ristorante virtuale, come sfruttare il business delle vending machine o ad esempio come risolvere i problemi del delivery, perché noi tutti sappiamo che una pizza preparata per essere consumata nel ristorante non può essere utilizzata per il delivery. Quindi questo è semplicemente un rapido excursus su quelli che potrebbero essere quelli che saranno gli argomenti trattati, a cui se ne aggiungeranno degli altri. Un esempio è il nostro primo webinar, in cui parleremo non solo dell'importanza del glutine, ma evidenzieremo quali sono le alternative attualmente presenti sul mercato che possono essere utilizzate e che consentono di sostituire in maniera soddisfacente il glutine nella preparazione delle pizze. E ripeto, noi facciamo tutto questo perché il nostro obiettivo non è solamente quello di informare, di formare, di creare networking, ma il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone della nostra community di crearsi e di cogliere delle opportunità. Quindi, se siete interessati a cogliere queste opportunità, quello che vi dico e vi diciamo noi nell'Accademia della Pizza è: creiamo assieme il futuro della pizza. Grazie per la vostra attenzione. Presidente? Antonio? Francesco? Terminato. Siamo stati veloci, ragazzi, quindi mi vedete? Non mi vedete? Quindi mi metto in primo piano, così faccio giusto un saluto veloce. Ciao Antonio, buongiorno. Ragazzi, oggi quindi siamo stati veloci perché era giusto una presentazione di questo nuovo progetto che partirà la settimana prossima. Ci tenevamo comunque a presentarlo in maniera live e poi caricare il tutto anche sul canale YouTube per far conoscere questo nuovo progetto che l'Accademia ha messo in essere grazie al contributo del dottor Attanasio, che comunque è sempre disponibile per l'Accademia a creare anche dei nuovi contenuti e mette a disposizione della nostra community, perché è scommettere anche insieme a noi. Non è facile proporre al nostro pubblico degli argomenti che sono comunque diversi da quelli che di solito mettiamo in campo e che comunque ci danno soddisfazione e che funzionano. Quindi
noi investiamo continuamente sulle risorse anche come contenuti differenti, perché noi riteniamo, l'ha detto anche prima il dottor Attanasio, che la chiave, diciamo, del successo o perlomeno, come dire, del funzionamento di un'attività d'impresa parte sì dal prodotto, ma è un insieme anche di tanti elementi, quindi dalla gestione dell'azienda, conoscere le materie di HACCP, i nuovi trend del mercato, dove comunque ognuno di voi può trarre le proprie conclusioni, perché noi lo precisiamo sempre ai corsi, lo ripeto anche adesso, noi non diamo soluzioni, perché la soluzione la dovete comunque trovare voi. Chi fa il nostro lavoro deve dare gli strumenti e le conoscenze per arrivare ognuno alla propria soluzione, perché non esiste una ricetta perfetta, no? Volendola anche mettere in confronto a un corso classico che facciamo con i nostri docenti, quando qualcuno chiama e dice: ma faccio il corso con Lionello, con Bonetta, con Capuano, con il maestro Fodia, ma poi dopo mi dà anche la ricetta. Sì, la ricetta è relativa, ma il successo non è la ricetta. Il successo, o se una pizzeria funziona o meno, è dato dal fatto che voi create un prodotto che sia il vostro prodotto, non la ricetta di un altro pizzaiolo. E quindi è anche lo stesso che noi, con questi contenuti che andiamo a creare con le pillole Pizza Doc, al quale poi si aggiungeranno anche altri docenti in futuro, non è di dare la soluzione, ma è di dare gli strumenti affinché voi poi possiate trovare le vostre soluzioni, che ognuno trova la sua, quindi quella, la soluzione giusta per noi non è quella per qualcun altro. Io spero che queste pillole Pizza Doc possano avere, come dire, il funzionare, quindi essere utili per voi e per chi ne farà uso in futuro. E ringrazio voi che ci date fiducia tutti i giorni, perché se noi creiamo continuamente dei contenuti è perché siamo stimolati da voi a fare sempre di più, e io vi ringrazio, perché se oggi l'Accademia è una realtà che funziona anche dal punto di vista online, è sicuramente grazie a chi tutti i giorni ci segue e ci sceglie e ci stimola comunque a migliorarci, e poi anche grazie ai docenti che tutti i giorni ci mettono la faccia e si mettono a disposizione dell'Accademia, dagli istruttori pizzaioli ai docenti come Francesca Attanasio, che comunque si interfaccia in un mondo nuovo anche per loro, no? Perché loro vengono da un altro mondo professionale e mettono a disposizione del nostro mondo le loro competenze, sperando di fare un qualcosa di utile per tutti quanti voi. Chi vuole tranquillamente può, sapete, darci anche dei suggerimenti, perché noi siamo aperti a tutte a tutti. Sapete bene che tutto quello che abbiamo oggi creato è nato sì da un'idea, ma è nato anche dal confronto con il mercato, perché poi noi andiamo a creare delle soluzioni che vanno a soddisfare dei bisogni che voi ci rappresentate. Quindi se qualcuno di voi ora oppure anche in futuro vuole darci degli spunti o dei feedback, dei suggerimenti o anche delle migliorie da poter apportare al nostro servizio, noi le raccogliamo sicuramente, perché l'obiettivo nostro è quello di continuare a migliorarci e a non fermarci sicuramente. Ragazzi, io ho terminato, se avete qualche domanda la potete fare, altrimenti ci aggiorniamo settimana prossima per i webinar con Armando, con il team Accademia, con le pillole del dottor Attanasio, che vi ricordo lui è anche il docente di due percorsi DOC, uno parla delle farine, un altro tre addirittura, ma non mi ricordo gli argomenti, però è compreso nei percorsi DOC. Vi consiglio
di iscrivervi, di seguirli, perché ripeto, sono molto interessanti. È una persona che comunque viene da una formazione sia universitaria ma anche aziendale, avendo comunque avuto in passato dei ruoli di direzione all'interno di aziende, quindi oltre a, come dire, a spiegare dei contenuti dal punto di vista teorico, sono anche messi in pratica, perché uno che comunque ha gestito aziende in passato e oggi fa il formatore. Ragazzi, se avete qualche domanda, altrimenti ci salutiamo. Francesco, vuoi fare l'ultimo saluto? Ne approfitto per ringraziarti per l'attenzione e ribadisco nuovamente quanto tu hai detto. Questo è un modo per poter interagire con la nostra community, nel senso che noi siamo aperti a suggerimenti e accettiamo il loro feedback, anzi li aspettiamo impazientemente i loro feedback. Vogliamo, il nostro obiettivo è quello di creare qualcosa che sia realmente utile, ecco perché vogliamo i loro feedback. Quindi tranquillamente fateci sapere cosa ne pensate di questo progetto e degli argomenti trattati. Per il momento, se non ci sono domande, vi saluto. Ragazzi, grazie a tutti. C'è Giuseppe Raciti che ci fa i complimenti per gli argomenti, lo ringraziamo. E ringrazio tutti quanti voi ragazzi e ci vediamo ai prossimi appuntamenti online. Grazie a tutti ragazzi, ciao, buona giornata. Ciao Antonio.